Buonasera, serata Oscar con Federico Frusciante qui al Fruscio di Frusciante. E allora, buonasera, buonasera a tutti, bentornati al Fruscio di Frusciante. Oggi tutta una serata dedicata all'ultima edizione della notte degli Oscar. Parleremo chiaramente solamente di film di genere che hanno fatto parte di questa meravigliosa nottata, parlando dei film nominati, ma anche dei film che hanno, anzi soprattutto dei film che hanno stravinto, ho vinto almeno una statuetta, chiaramente alla serata della nottata degli Oscar. Ovviamente aspettiamo Federico che entri, vediamo un po' se lo becco perché a volte. Vedono gli inviti e quindi intanto alzo anche il volume. Sto Eccolo andando. qua, eccolo, eccolo, eccolo. C'era Frankenstein, ci sono io. Eccoci qua. Ma tu mi vedi, Fede? No. Figura. A te Davide siete gli unici che ancora non mi vedete. No, l'ultima volta ti Possibile. vedevo. Ah, Stavolta ecco, no. quindi va. Questa volta no. Vabbè. A pezzi e Allora, bocconi. tanto l'importante è che poi si vede una volta che è caricata la diretta, chiaramente è Instagram che fa cagare sotto alcuni Fa quello aspetti, che gli pare. ma fa quello che pare, Ma però tanto guarda, anche l'ho aperto sullo schermo gigante a destra del computer e ti vedo. esatto. Tra l'altro voglio dire, ne abbiamo parlato poco fa privatamente con Federico, che grazie al seguito che ha Federico da moltissimi anni e al nostro piccolo, quello che facciamo su Ore d'Orrore, l'ultima diretta, almeno su Instagram, ha avuto oltre 9.000 visualizzazioni. Ora, io non sto tanto a badare ai numeri, però devo dire che sono numeri molto importanti e siamo contenti, e Federico, di darvi, dare a molti di voi anche delle, ovviamente ridendo, scherzando, anche divertendoci, però parlare anche di cultura e di cinema horror nel modo più semplice possibile, chiaramente, ok? Più popolare possibile, Federico, mettiamola così, ma più popolare, mettiamola così. Allora, che non è ovviamente in senso dispregiativo, No, no. anzi, Allora, serata Oscar, devo dire che siccome conosco l'amore veramente di Federico Frusciante verso gli awards e un po' i festival in generale, ma comunque l'amore proprio spassionato, ti sto prendendo. No, la cosa buona è che perlomeno Allora, stasera saprò come sono andati, perché io non so un cazzo degli Oscar, quindi perlomeno. esatto. Guarda, infatti partiremo proprio un po' da tutte le vittorie, tutte le nomination, e poi mano a mano, appunto tu commenterai i vincitori e i perdenti, ovviamente dei film che hai visto, chiaramente. Certo. Parleremo solo ed esclusivamente, per lo più, dei film di genere che, insomma, che ci interessano, quindi che ruotano attorno all'horror, al thriller, al noir, al giallo, al fantastico e alla fantascienza. Detto ciò, 96esima edizione, mazza, quasi 100 anni, dei premi Oscar si è tenuta a Los Angeles al Dolby Theatre il 10 marzo del 2024. Le candidature sono state annunciate il 23 gennaio, il 9 gennaio durante la cerimonia dei Governors Awards. Sono stati annunciati i premi speciali, il film più premiato, te lo dico subito, con 7 statuette vinte su un totale di 13 candidature, chiaramente, è stato Oppenheimer. No, là, bel film. Compresi i premi alla miglior regia e al miglior film. Quindi praticamente la parte da gigante è andata a Oppenheimer. Poi c'è chi ha. Abbastanza un classico filmone da Oscar, al di là della qualità. Ecco, tra Era il l'altro, film del momento, non c'è dubbio. sì, assolutamente, devo dire che ha fatto man bassa. Per una questione ovviamente di serietà, anche se non ne parleremo, diamo alcuni vincitori anche di, ecco, chiaramente, opere che non fanno parte del mondo del genere o di cui comunque non ne parleremo. Ad esempio, miglior cortometraggio è la meravigliosa storia di Harry Sugar, miglior cortometraggio documentario The Last Repair Shop, miglior documentario 20 Days in Mariupol, un documentario che parla, ahimè,
della cittadina di Mariupol, che lo sapete tutti, è stata bombardata, annientata in Ucraina. Miglior canzone originale, What Was I Made For, del film Barbie, caro Federico, ma ha vinto solo questo premio qui, Ma Barbie, vorrei della canzone vedere originale. roba da Coppa del Nonno, lei, più che da... Ammettiamo. Ha vinto solo come miglior canzone originale, ovviamente andava qui giudicata solamente la canzone. Ed ecco Faceva qui, anche miglior... Vella, eh. Cioè, è una zotta di Sì. Anzone. Cioè, non Allora, è che fosse bella. ecco, miglior colonna sonora originale. Quindi partiamo dalla musica. Chi l'ha Erano presa? candidati Oppenheimer, American Fiction, Indiana Jones e il quadrante del destino, Killers of the Flower Moon e Povere Creature. Ha vinto come miglior colonna sonora originale Ludwig Göransson, Oppenheimer. Sì, bella, ho trovato, io poi i premi lo sai, me ne frega un cazzo, ma io personalmente ho trovato molto più bella quella di Povere Creature o addirittura l'altra, l'altro film che hai citato, che non mi ricordo più, Laura meglio Kaufman credo. per American Fiction? Sì, ma cioè, quello di Oppenheimer è un'ottima musica secondo me, nel film, cioè un'ottima, funziona tantissimo nel film, però come composizione ho sentito di meglio, per me era abbastanza normale, poi è una bellissima musica, niente da dire. I premi come gli Oscar, ripeto, hanno una funzione pubblicitaria per chi deve vincere, quindi. Tu non so se Fede avevi visto il film di... Io purtroppo non sono molto amante, lo ammetto, di Indiana Jones. Purtroppo sì, cioè la musica fanno ca, io non so come gli è venuto in mente nemmeno di pensarlo, c'è cioè uno dei film più brutti della storia del cinema. È Ecco, inguardabile. e hanno fatto... Ecco, ma anche la musica non va bene per Indiana Jones. Ma stiamo scherzando, proprio ca. È uno di quei film, cioè se il film è brutto, la musica può essere bella quanto ti pare, il cinema è fatto di arti che si uniscono. Se la canzone, se la musica è bella, ma il film fa cam, mi compro solo la colonna sonora. Però, cioè, Comunque, io quando penso a un premio per una musica, penso inserito dentro il film, e me ne frega niente di sentire il disco da una parte. Però, ripeto, ognuno tanto, per me gli Oscar possono anche vincere dei bei film, come capita spesso, ma non è quello che importa. no, Vince chi deve certo. vincere. In quest'anno, secondo me, Oppenheimer era il classico film che poteva vincere con la guerra, il casino, l'America che spinge, noi di là, bombe nucleari, noi ci siamo più di tutti. È il classico film che in America hanno spinto. Naturalmente, e Killer of the Flower Moon, manco lo Quindi so, tu ma non avrà dove, vinto per un cazzo. esempio, se, ecco Fede, se tu avessi votato te, ti saresti più diretto verso Laura Karpman per American Fiction. Non so com'è la Non musica so, di io. Killers of the Flower Moon. Io Killer of the Flower Moon, che è un Ah, ok. capolavoro Quindi di Robbie musica, Robertson, ok. ma Robbie per me Robertson. c'è, cioè, un problema. Quando esce Martin Scorsese, per me ha vinto già tutto lui, non si va nemmeno a premi. Chi ce Sì. l'ha la regia meglio, chi ce l'ha il montaggio meglio, chi recita meglio, solo Povere Creature ci poteva dare un po' di botta perché perlomeno è intelligente e originale, ma il resto del cinema, ma poi le votazioni, ripeto, non è questione, cioè ognuno poi c'ha il suo gusto, poi l'Academy vota in migliaia. Ripeto, secondo me questi si spompinano a vicenda e chiaramente è tutta una bella logica di farsi le festine, mangiare, bere tutti insieme, ma i festival sono interessanti quando sono tali. I festival o aiutano il cinema povero e quindi lo fanno conoscere, allora possono essere interessanti anche i premi, perché comunque è il cinema che non si vede, più se ne parla meglio è. Ma è il cinema tipo questo, in realtà decidono i Certo. produttori e chi, secondo me, di dovere, che cosa o cosa deve funzionare, perché Oppenheimer è peggiore di Killer of the Flower Moon. C'è versi, è peggiore forse anche di Povere Creature, cioè in un certo senso, quindi boh, Allora, me però, quindi boh, il mio voto sì, vale quanto può certo. valere. Beh, ma è comunque interessante sentire. Quindi, anch'io sono stato d'accordo, per esempio. Allora, pure io come te sono stato d'accordo. Io ho visto Povere Creature, insomma, ho visto alcuni film, ho visti tipo Oppenheimer. Anch'io sono d'accordo che alcuni premi sono stati dati anche in maniera giusta, però nelle categorie secondo me sbagliate, secondo me. Ma chiaramente È lì tutta con politica, secondo me. lì non lo so, poi sono tanti, dicono giudicare, dicono loro che sono tantissimi, sono addirittura Sono centinaia migliaia. e centinaia, esatto, migliaia, quindi voglio dire, ci sta. Saranno tipo 10.000, Sì, vedete è l'Academy. una E quindi cosa per quello pazzesca, che vabbè. è per quello che dico che sono premi credibili, zero. Cioè, se non hai una giuria seria, non fai 10 giorni di festival, non è Cannes. Cannes è Assolutamente. probabilmente già mi sta sulle palle che danno premi, però Cannes è una cosa seria. Gli Oscar è una buffonata che questi fanno per portare avanti lo star system, lanciare nuove star e fare andare ancora avanti la loro industria. Che facciano bene o male, non sta a me a dirlo. Poi passiamo al miglior sonoro.
come sappiamo, una categoria che dicono che è sempre importante. Se dico che è poco Invece è importante, importantissimo. è importantissima, chiaramente. Scherzando. Se no la Tanzi me mena, ma No, ovviamente ma sto poi scherzando, sono ovvio che sia il terzo del importantissima. cinema, quindi. Allora, qui erano candidati Willie Burton, Richard King, Gary Rizzo e Kevin O'Connell per Oppenheimer. Poi c'erano Chris Munro, James Mather, Chris Bardon e Mark Taylor per Mission Impossible, Dead Reckoning, parte 1. Erano candidati anche Stephen Monroe, Richard King, Jason Rader, Tom Ozanic e Dean Zupancic per Maestro. Candidati anche Voigt, Adal, Van der Rijn, Tom Ozanic e Dean Zupancic, anche qui questo Dean Zupancic per The Creator, ma Bellissimo, bellissimo il sonoro di Creed. hanno vinto però Tarn Wilders e Johnny Byrne per La zona di interesse. Ah, è un grande film, è un grande sonoro. Sonoro magnifico. Qui quindi Niente da dire, cioè. Vabbè, questo è abbastanza sono solido, tutti La zona di sonori. Il interesse. sonoro di tutti questi film che ho sentito è ottimo. Cioè, come sonoro, sono tutti film che hanno un sonoro che spacca. Io, la zona di interesse è un. Diciamo che il sonoro è molto narrativo, ma non è mai essere questione di essere d'accordo oppure no, potrebbe vincere anche l'altro, sono tutti sonori splendidi. La zona di interesse mi fa piacere perché è un film insomma, abbastanza particolare, non digeribile da tutti. Oltretutto ha fatto polemica perché il vincitore, appunto, è il regista che ha vinto questa cosa, ha fatto un discorso, lui che comunque è ebreo di origine, ha fatto un discorso appunto sulla Palestina Quello che hanno fantastico. firmato tipo in 5.000, compreso quel coglione di Ali Roth per dire che no, noi ci dobbiamo difendere dagli invasori, quando vabbè, il mondo non è proprio così che parla. Quindi vedi, sono tutta polemica, tutto chiacchiere, io sapevo solo questa per quello, io non ne so chi vince, però ti ripeto, il sonoro della zona di interesse fa il film, fa mezzo film, quindi va Vedi, bene così, però non è che il leggo sonoro di Oppenheimer fosse molto peggio. e infatti c'è chi dice io avrei preferito Oppenheimer. Nasta Simone dice: vedi che ovviamente è bello avere anche Ma pareri perché è insomma molto diversi. Ci soggettivo, sta, cioè certo, ovvio. i premi, ripeto, Ma i premi, io lo sono dico premi. sempre, no? Ne abbiamo parlato anche con te privatamente, Federico, no? Anche compreso il Vespertile Awards. Il Vespertile Certo. in realtà è una grande festa per stare insieme e per creare anche dei progetti tra persone, cose che Infatti sono per quello veramente. posso reputarlo interessante, Esatto, perché è un sono incontro interessanti fra per giovani, quello. fra gente indipendente. Non Che capisco perché cos'è? l'Oscar possa esserlo, perché l'Oscar è semplicemente un incontro di ricconi No, miliardari che quello no, potrebbero no, no, salvare quello. il mondo con un decimo del loro stipendio, tutti Esatto. insieme. Salvarlo dalla fame, dalla guerra, dalla distruzione. Poi Invece sono penso lì che che sarai. bevono lo Ecco, champagne. poi che penso che, insomma, che su questo sarà d'accordo con me. Il premio, ma in generale, quindi uscendo anche fuori dal cinema, un premio che cos'è? È un riconoscimento, un apprezzamento, mettiamola così, da parte di una giuria, noi di sette persone, non siamo ricconi, e quindi della giuria di sette persone, di esperti, che comunque nel campo cinematografico è, ma può essere un qualsiasi premio anche fuori dal cinema. Un premio è semplicemente un Ma poi riconoscimento, come cambia la giuria cambia il ma premio, quindi. assolutamente sì, quindi non è che Quindi. chi non ha il riconoscimento, No, no, c'è questa veramente, cosa assurda. ecco, non è così, L'importante è non è farle le cose. Cazzo te ne frega se l'importante, è ti danno il premio o no. farle, è partecipare, farsi sentire oltre che vedere, ok? Quindi questa è una cosa molto Certo. importante, lo ricordiamo sempre questo, Ma assolutamente. ricorda bene il nostro follower qui che Kubrick non ha mai vinto un Oscar. Stiamo scherzando. Ogni volta che usciva un film di Kubrick doveva vincerli tutti. Sì. Tutti, tutti e 20. Poi, miglior montaggio. Orson Welles non ha mai vinto un Oscar. Charlie Chaplin gliel'hanno dovuto dopo 40 anni alla carriera. Non lo Poraccio, so, Chaplin è stato maltrattato. Hitchcock non ha mai vinto un Oscar, ma vi rendete conto? Maltrattati completamente. I migliori Cioè, registi maltrattati. al mondo non hanno mai vinto un Oscar. Allora, miglior montaggio. Anche questo molto importante il montaggio, ragazzi. Un montaggio Montaggio. fa la dinamica del film. Candidati Yorgos Mavropsaridis, sono persone greche, È quindi vedi, greco, sono greche, hanno povere capito creature. il film di cui parlo. Esatto, sono greche. Thelma Schoonmaker per Killers of the Grandissima. Flower Moon. Il miglior montatore, la miglior montatrice di tutti i tempi. Kevin Tent di The Holdovers, Lezioni di vita. Laurent, spero di pronunciarvi bene, ragazzi. Senegal di Anatomia di una Bellissimo il caduta. montaggio. Vince però Jennifer Lame di Oppenheimer. No, 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 qui no. Qui Telmona, Killer of the Flower Moon, non c'è versi per nessuno. Non per nessuno.
montaggio Scorsese che ha la ghigna di quei quattro critici scappati di casa che hanno detto che è un film di merda, c'ha un montaggio Kill of the Flower Moon che devono lasciare stare tutto il resto, cioè qui è palese, ma per me è palese che sia il miglior film anche di Oppenheimer, cioè per me è palese, Povere Creature e Kill of the Flower Moon, di quelli mandati all'Oscar insieme, Anatomia di una caduta e La zona di interesse probabilmente sono i migliori film, Tra tutto il resto l'altro, è tutto. guarda, Fede, te lo dico subito, non so se Marco se mi può dare una mano, ma credo proprio che purtroppo Killers non abbia ricevuto nessun premio. Ma è chiaro, è Scorsese, non vince mai un cazzo. È Scorsese, Scorsese. Vince Scorsese. quando glielo devono dare per forza. Al quarto, quinto filmone che fa, non gli hanno dato un cazzo, diamoglieli per quelli peggiori. È sempre Esatto, così. lui Perché è stato sempre maltrattato. Ma perché è stato sempre maltrattato negli Oscar? è un genio e perché non ha alcuna intenzione di leccare il culo a nessun produttore, cosa che invece fa uno gli altri. Molto semplice, non ha bisogno di fare dei giochi. È Scorsese, è uno dei maggiori registi di tutti i tempi e chi lo nega non capisce un cazzo di cinema, punto. Come negare che Welles lo è. Negare che Kubrick lo è. Se non ti piace, ogni cosa non ti può piacere, ma negare la potenza di Martin Scorsese è veramente negare la potenza di Syd Barrett. Vuol dire non capire un cazzo. Però ognuno è lecito non capire un cazzo, non è che si può anche non Ma capire un infatti cazzo, non è che è un problema. mi è molto dispiaciuto perché io ho visto la nottata degli Oscar, che tra l'altro quest'anno siamo riusciti a vedere perché fortunatamente un Cristo avrà anticipato la messa in onda negli Stati Uniti d'America e indi per cui ha anticipato anche invece di finire alle 6 del mattino, almeno fini dalle 3, 3 e Io ti mezza. Io sono dico nottambulo, la però verità, non ho mai visto uno in vita mia e non vedrò mai. non lo vedrai mai. Non me ne No, frega no, proprio un cazzo. io più che altro lo sai, per una questione No, ma lavorativa, tutto il sai. mondo lo segue. Ecco. Cioè, quindi sono Ecco, io che sono ovviamente. No, no, strano, non io mica sono gli altri. legato al Vespertino, chiaramente cerco anche un po' di capire l'andazzo, come va un po' l'andazzo, ovviamente sempre per quanto riguarda il Golden Globe, Davide Di Donatello, vi dicendo, chiaramente io li seguo un po' No, se tutti, quelli me ne anche. mai, Davide Donatello, preferisco spararmi in un ginocchio. Mi svito, mi taglio una gamba da solo prima di guardare il telefilm. Ma lo sai che ci segue il Globo d'Oro su Rete Aurora? Ci segue uno degli altri premi più importanti, mi raccomando. Frega un cazzo nemmeno del Globo d'Oro, non sapevo nemmeno che esistesse. E io sono fatto così. Sì, Sì, certo, quei bravi assolutamente. ragazzi Io ti scolpito da adoro, balla con. grazie, grazie per mettermi sempre a mio agio. Ciao. Vabbè, tanto mica ho detto noi, No, cioè loro fanno bene a ma farlo, so sì, io che me ne fotto, ma cioè guarda, tutto il tesoro, mondo no, guarda, quindi fanno benissimo. Se la gente si offende è un problema loro. Puoi dire quello che vuoi, Ma vorrei qua anche stiamo vedere. ovviamente scherzando, ma che stai scherzando? Allora, senti, andiamo avanti. Migliori effetti visivi, mi fa ridere. Migliori effetti visivi. Io, ragazzi, questi nomi e cognomi, ci proviamo. Charlie Hanley, Luke Ewen, Martin Finoile e Simone Cocco e Neil Courbold per Napoleon, tra i candidati di effetti visivi. Erano Poi bellissimi. Alex Wuttke, Simone Coco, anche qui Jeff Sutherland e Neil Courbold per Mission Impossible, No, ma anche qua. Missione Impossible ma fa cagare quel film. Ma come si Non ha permettono di metterlo all'Oscar? Ma vinto, come non ha si vinto, permettono? non ha vinto. Ma non è che ha vinto, ma questa roba non deve essere nemmeno candidata. Cioè, un premio serio Manco non può nominata. candidare quel film di merda. Cioè, ma non stiamo scherzando. Oggi ci Il ammazziamo. dodicesimo Mission Impossible, ma fra un po' cosa nominano? Stranger Things. Allora, Stefan Ceretti, Alexis Weissbrot, Guy Williams e Theo Bialek per Guardiani della Galassia volume 3. Fortissimo. Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts e Neil Corbold, anche qui c'è Neil Corbold, che chiamano sempre i stessi, Me. per The Creator. Ma Bellissimi. vince, già dai nomi e cognomi, tanto capirai. Vincono, anzi, Takashi Yamazaki, Kyoko Shibuya, Masaki Takashi e Tazui Noima per Godzilla Minus Vabbè, One. filmone, effetti Spero di speciali, averlo effetti, ma pronunciato bene. questi secondo me erano tutti belli, cioè a livello di effetto intendo, tranne me Mission Cazzo lì che se lo potevano tenere in mezzo a tutti questi grandi film, pensa di vedere un Missione Impossibile con Tom Cruise con quella faccia lì mi fa proprio ridere. Che ti posso dire, a me mi importa un cavolo, chi ha vinto ha vinto, quello che mi dispiace è che non abbia vinto nulla The Creator, così magari qualche rincotto l'avrebbe rivalutato per la bellezza che è. Poi per il resto chi vince qui erano, tranne, ripeto, quel coso lì di Mission Coso,
tutti gli altri Mission non, io non conosco. Impossible. Io, Guardiani della Galassia 3, per esempio, ha degli effetti che sono magnifici, quindi qui si parla di un lavoro puramente tecnico, oltre che anche lievemente artistico, ma molto tecnico. Sono tutti film tecnicamente, ripeto, tranne Mission Coso, che potevano vincere tranquillamente. Io non riesco a far classifica, però sono tutti bellici alla fine, quindi. Cioè, come effetti erano tutti belli, cioè Creator sono bellissimi, come anche il Povere Creature erano bellissimi, non nominato. Cioè. Assolutamente no, no. Simone, hai ragione. Dice, ma invece di leggere i nomi dei tecnici, non potresti leggere direttamente i titoli dei film candidati? Sarebbe più facile anche per te. Sì, però siccome sono una che anche se non sa una mazza di inglese, voglio No, ma essere poverini, però ce l'hanno vinto loro, cioè, che è cattiveria, cioè, di solo il film. cattiva. Cioè, questi non li nomina mai nessuno. Capito? Il regista lo Nominiamole. conosciamo tutti, È Estrapavilla lo conosciamo tutti, questi importante, non si conosce mai nessuno. dai. Ci proviamo, piano piano le diciamo tutte, perché credo che sia veramente importante il lavoro comunque Importante che per questo, è fanno. gente che lavora, insomma. Perché poi lo sai che c'è, Federico, è vero, come dici te, è sempre importante i registi, i sceneggiatori al massimo, i sceneggiatori e tutto il resto via, non va bene. No, Non il è, non è. cinema si fa con tutta questa Dai. gente lì, si fa da Comunque, solo. Marcus mi ha portato, allora, Killers of the Flower Moon. Non ha vinto nulla su 10 nomination, non Beh, poche, ma è normale. eh. Ma Capisci? Non perché poche, non doveva erano tre. vincere? Perché doveva vincere? È Martin Scorsese, nessuno spingere per far vincere Scorsese nel momento in cui però non fanno la figura di merda, cioè non fai vincere 3-4 film, probabilmente il prossimo, quello dopo di Martin Scorsese, che probabilmente non sarà bello come il capolavoro che è già Killer of the Flower Moon, li faranno vincere col film minore. È come fanno Bravissimo, sempre. quello che hanno fatto con DiCaprio ha vinto, Certo. secondo me, con uno dei film peggiori che aveva fatto. Peggiori che abbia mai, cioè, ha vinto The Revenant, mi pare, l'Oscar, che resta Esatto, da schifo in confronto a Wolf of Wall Street, ma quello era Scorsese. A Scorsese vorrebbe dargli un premio. assolutamente sì. Andiamo al miglior trucco e acconciatura. Gli Oscar li mettono insieme sia Importantissimo. trucco che acconciatura. Allora, candidati Ana Lopez, Puig Cerber, David Martì e Montse Ribé per La Società della Neve. Non ho purtroppo visto questo film. Non l'ho visto nemmeno io, questo non saprei Ahimè, cosa dire. che tra l'altro parla, è basato sul disastro dell'aereo delle Ande. Dovrebbe essere anche No. molto bello. Peccato, questo lo devo Questo recuperare lo devo assolutamente. recuperare anch'io. Anch'io, perché sto vedendo le immagini, sono bellissime. Allora, Luisa Abel per Oppenheimer, che questa volta però non vince. Kazuhiro Kai Georgiou e Lori McCoy Bell per Maestro. Karen Hartley Thomas, Susie Battersby e Ashra Kelly Blue per Golda, che voglio vedere che film è. È un drammatico biografico ed è una pellicola incentrata sulla figura del primo ministro israeliano Golda Meir durante il periodo della guerra Mamma del mia, la Kippur. nazista. Ci manca lei. Nemmeno E non ha vinto, però, per miglior trucco e male. acconciatura hanno vinto Nadia Stacy, Mark Collier e Josh Weston per Povere Creature. Niente da dire a livello tecnico, cioè, che gli devi dire? Di quelli Trucco che è e stato, acconciatura. probabilmente trucco e acconciature migliori. Io lo davo a Killer of the Flower Moon, anche questo. Però cioè, c'è delle acconciature e poi quei capelli di Bella sono straordinari. E poi una messa in scena così steampunk, per me sono bellissimi sia il trucco, proprio inteso come il trucco, le acconciature, i costumi, tutto. In quel senso si può garbare o non garbare, però insomma, Però su quello dici, insomma, voglio. almeno l'oggettività su cosa è fatto bene si vede. Cioè, poi un film non arriva, non arriva. Però No, se un assolutamente. montaggio è fatto bene, ma quello di Telmone è fatto bene e deve vincere l'Oscar. Se un parrucco è fatto bene, si vede. Se il trucco e parrucco è fatto male. Vedi alcuni film italiani che sembrano che il trucco e il parrucco lo facciano praticamente sotto asa al parrucchiere a 30 euro, si vede. Cioè, invece il trucco e il parrucco sono una delle cose più importanti, perché non c'è cosa più brutta di vedere queste parrucche che si vedono, che poi è un cosplayer. Ecco, ci dicono che, ecco, per esempio, vedi chi l'ha visto, il trucco della Società della Neve, tanta roba. Sì, ho visto delle immagini veramente molto belle, adesso mi sta venendo la Non cosa, vedo vedo l'ora di quanto vederla a veramente me questo punto. ne. Scusate, adesso Lo veramente recupererò. cercalo. Un video, guardo se lo trovo Sì. proiettato da qualche parte. Poi, allora, migliori costumi. Candidati Helen Mirojnić di Oppenheimer. Gian Bellissimo. Tigliates e Dave Crossman di Napoleon. Costumi sono ottimi. Ecco, Jacqueline West di Killers of the Flower Moon, che sappiamo che Doveva non ha vinto vincere. purtroppo nulla. Che doveva vincere anche questo. Ecco, Jacqueline Durran di Barbie.
No, ma per l'amor del cielo, ma si sta scherzando. Ma vince Holly Weddington di Povere Creature, anche i migliori costumi. Ma sono bellissimi. I costumi di Barbie sono le Barbie. Cioè, attenta, dai il costume a uno su vestiti che hanno già fatto le Barbie. Cioè, altra pubblicità, se no. Cioè, comprate i vestiti di Barbie. Cioè, sono quelli che c'è nelle scatole. Ma che costumi dici? Fanno cagare oltretutto. È meglio giustamente premiare costumi almeno inventati, nuovi, nel Cioè, senso, create l'originalità di Povere l'arte. Creature è incredibile nei costumi. Cioè, poi può piacere o non piacere. Io li davo a Killers of the Flower Moon, ma ripeto, io sono psicopatico in questo senso. Io davo tutto a Killers of the Flower Moon. E Dune 2, perché non è stato candidato, per esempio? Che poteva vincere il mondo, anche quello è un grande film. Non c'è. No, forse Miglior. non c'erano i tempi, boh. No, credo che per Dune 2 non c'erano i tempi, forse, Forse effettivamente. sì. È vero, perché le cose sono chiuse prima. Potrà partecipare Sono a chiusi, quella sì. dell'anno dopo. Sì, Dune 2, sì. Troppo tardi. Allora, miglior scenografia hai alla faccia. Allora, la scenografia è una delle parti insieme alla fotografia per me fondamentale. Una, per È dove me è si ambienta il fondamentale. film. È dove si ambienta? Per me è fondamentale. Allora, candidati, Ruth De Jong e Claire Kaufman per Oppenheimer. Costumi magnifici. Arthur Max e Ellie Griff Fotografia. per Napoleon. Jack Fish e Adam Willis per Killers of the Flower Moon. Sarah Greenwood e Katie Spencer per Barbie. Oddio mio. Ma Scenografie già fatte da Nardo. vincono James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mialek per Povere Creature. Bello. Anche qua. Io davo anche questo a Killers of the Flower Moon, però va bene. Finché c'è Povere Creature, per me è un film bellissimo, quindi cioè, Ecco, mi anche. interessa poco, però contento per l'Antimos, speriamo che non venga inglobato dal sistema hollywoodiano e che continui a utilizzare Hollywood per fare i suoi film assurdi e che la gente non ha mai apprezzato e che non apprezzerà mai. Fanno finta di apprezzarlo perché devono dirlo, ma tanto l'Antimos, io ho avuto una vita opaca da una vita per far vedere Dog tutte le persone, le dovevo quasi Bravo, praticamente bravo. minacciare, quindi uguale La Favorita, uguale Il Cervo Sacro, faceva schifo a tutti, quindi sono sempre stato dell'idea che se al 90% delle persone la cosa fa schifo vuol dire che è di qualità. Quindi Tra i ricchi e i l'altro, alla poveri garbavano fine, a tutti. ma tra l'altro, tra poco ve lo annuncio, parleremo di questi film, ovviamente quelli più grandi, quindi Oppenheimer, Povere Creature. Proprio devo fare alcune domande a te, Fede, perché ho Certo. sentito, ovviamente, quindi dopo che abbiamo finito questo giochetto, che tra l'altro è anche molto interessante, perché così parliamo un po' anche di questi film usando questo sistema, ma insomma, l'importante è parlare di film. Allora, miglior fotografia, eccoci. Robbie Ryan, Povere Creature, Matthew Incredibile. Libatic, Maestro, Rodrigo Prieto, Killers of the Flower Moon, Edward Lachman per El Conde, che è un film Non l'ho cileno, visto. esatto, è una commedia fantastico horror. Lo cercherò. Vince però Oite van Oitema per Oppenheimer. Killers of the Flower Moon. Ritorno al mio punto. È un bel film, Oppenheimer, io l'ho amato, ma proprio amato, un ottimo film, però per me Killers of the Flower Moon è soggettivo, per me è meglio, così come Povere Creature, certo, è nel top 10 dell'anno, cioè è uno dei più bei film dell'anno. Chi dice Nolan fa ca, Oppenheimer è una merda, si merita Maverick, punto. Ma è vero che a me Maverick non è piaciuto, però mi Fa ricordo che cagare. fu tanto amato però Beh Maverick quando certo, uscì. come tutte le fascistate idiote, più il film è stupido, più garba. Allora, miglior film d'animazione, qui si esce un po' dal campo Chi lo dei so? soliti film. Qui lo sai chi ha vinto, Sì, e no? beh, i Miyazaki Però lo amo. è il nostro Miyazaki, no? Il mio amico robot, comunque diciamo tutti i candidati, il mio amico robot Non l'ho visto. di Pablo Berger, Nimona di Nick Bruno e Troy È Quinn, bellino. Elemental di Peter Una Son, merda. Spider-Man Across the Spider-Verse Bellissimo. di Joaquim Dos Santos, Camp Powers e Justin Thompson. Ma vince Il ragazzo e l'airone, chiaramente del nostro Miyazaki. È un green film incredibile. Guarda, ci poteva andare addosso a Cross the Spider-Verse, ma essendo solo un primo tempo non poteva vincere niente, secondo me. Cioè non si può continuare a dare premi o esaltare le prime parti. Quando uscirà la seconda parte, insieme vediamo come sarà. Dici? Semplicemente.
Basta, Una questa roba grande, divisa. ecco, una grande vittoria scontata, no? Si può dire, anche perché No, in realtà io Miyazaki. credevo vincesse più Spider-Man, Ah. sinceramente. Miyazaki, non so, io il film l'ho adorato a livelli incredibili, la gente lo ha criticato, si merita anche lì un'altra volta, altra roba che va Assolutamente. bene così, Va cioè non bene c'è così. problema. Sì, Quando sì, sì. senti, quando sento nominare Miyazaki, mi viene in mente di cantare Totoro, Ma io poi ci sono Totoro. cresciuto, quindi sono 30 anni Totoro. che seguo Miyazaki, anche di più. Totoro. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Miglior film internazionale, candidati la Sala Professori, regia di Ilker Katak, Bello, tedesco. molto bello, La società molto bello. della neve, per l'appunto, che adesso questo Va fondamentale recuperato. perché sì, mi interessano questi film che raccontano storie di tragedie. Regia di Juan Antonio Bayona, spagnolo. Ma Bayona è un Perfect. grande, ha fatto anche dei begli horror. Sì. Perfect Days di Wim Wenders, Grande Linderone. tra Giappone e Germania. Io capitano di Matteo Garrone. Vabbè, Il sì. silenzio. No, un bel film. Vabbè. Non è coraggioso fino in fondo, ma è un bel film. Vince però Jonathan, il film di Jonathan Glazer, La zona di interesse. Vince Beh, la zona di interesse. film di una bellezza devastante. Quindi, boh, qui c'è poco da essere, non lo so, per me è più bello Dio Capitano, sinceramente, almeno per me, io, è un film incredibile, Ah. è un film godardiano come Godard voleva, è un film appunto sul male nazista visto dal di fuori, qui te lo fa vedere dal di fuori in questa maniera incredibile, con questa Guarda, burocrazia, per me è un film incredibile. E un'altra volta anche questo ha fatto incazzare perché il regista, insomma, ha ma detto le cose che doveva dire anche qui. posso chiederti una cosa? Quando appunto sono finiti gli Oscar, la mattina poi io entro sempre un attimino su Twitter, soprattutto leggo. Non mi è piaciuto, ma non perché è un film italiano, per carità di Dio, perché se un film è brutto, non piace, ci può stare. Ma ho letto tanto americanismo contro il film di Matteo Garrone, delle offese, non tanto sul fatto che un film possa piacere o non piacere, o sul fatto che possa piacere o no la filmografia e come fa il cinema Garrone, ma Certo, proprio che è un grande, dell'offesa, quindi. ecco, ma proprio al cinema italiano, non è che deve vincere perché è italiano, cioè tutte queste battute, tutte queste offese un po' Vabbè, sulla... ma è un film perché... che svuota il razzismo che c'è dentro di noi e quindi la gente lo odia. Cioè, film che ci mostrano, anche se non perfettamente come quello di Garrone, quanto ci facciamo schifo al cazzo, noi occidentali che pensiamo solo a noi, e il rimbalzo è sempre quello. C'è da andare contro. Si mostrava quanto, i film, quanto siamo belli, siamo bravi italiani, anche bei film come Mediterraneo, per esempio, che vinse l'Oscar di Salvatores, forse uno dei peggiori film di Salvatores, lo ha vinto perché a me italiani brava gente. Molto semplice. Assolutamente, assolutamente, veramente è un Come La peccato. Grande Bellezza, o fai un finta dolce vita di merda, come ha fatto lì il film più brutto di Sorrentino, ha fatto quel troiaio, poi Jutta è riuscita a fare anche peggio e ha vinto qualunque cosa in un film che non dice niente. Ma che garba tanto la Meriani perché c'è il Dolly su Roma. Italiani. Assolutamente. No, L'Italia, mi ha fatto molto male questa cosa qua, ma devo sincer più cioè, che devo altro, essere cosa c'è? sincero. Che motivo c'è di offendere più di tanto? Cioè, tanto sono premi del cazzo. Un'altra volta, cioè, al limite, uno può discutere sulle Certo, osservazioni che può fare un regista. Se un regista dice una cazzata, però dice: ma che cazzo dici? è brutto Ma che sul venga film, ma criticato un film italiano perché è italiano. Perché quello è ragazzi, facciamo assurdo. anche bei film, Ma cioè hanno è capito, inutile, ma capiscono cioè, questi nel mondo. Io guarderò il Korean Film Festival a Firenze. A fare una come manifestazione, una no? passazione bellissima tutti questi giorni. Ho fatto una masterclass con un critico coreano di 60 anni, uno dei più grandi critici del mondo. Insieme ne abbiamo discusso del cinema e tutto questo. Che cosa diceva lui? Che il cinema italiano è uno dei cinema più belli del mondo dagli anni 50, 40, agli anni Dio ti 80. Cioè, la gente non ha idea di ringrazio. quanto, Ah. la gente non ha idea di quanto il neorealismo, l'horror, la fantascienza, anche il thriller. Tutto la roba che veniva dall'Italia dal 45 all'85 minimo, quei 40 anni che poi appunto abbiamo inventato tutto, cioè in un certo senso abbiamo rismontato tutto, senza di noi non arriva la Nouvelle Vague, senza di noi non arriva la New Wave americana della nuova Hollywood, ma di cosa si Tra sta l'altro, parlando? guarda, Non si muove il cinema coreano degli anni 60, non si muove il cinema giapponese, non si muove anche nemmeno il cinema russo, ma che cazzo dice la gente? Il cinema italiano è assolutamente. grandioso, ultimamente è vero. Si casca dal pero, però per esempio, anche perché comunque anche film discreti come Home Education, film dell'orrore così, diventano in 12 sale, la gente ha sempre più paura.
Però in realtà un film come The Nest, appunto come Home Education, come The End of the Mississippi, sono film che all'estero piacciono un casino perché non li guardano con l'idea di dire è il film italiano di merda. Semplice. Cioè ci sa proprio una preclusione verso il cinema italiano. Anche se il film è il più bello del mondo, dice vabbè, italiano mi fa cagare, è chiaro che l'industria italiana, il cinema bello Certo. italiano non tornerà mai più. Se non ci va nessuno, e vanno tutti a vedere Barbie, oppure vanno a vedere La Cortellesi, con tutto il bene del cuore, perché fanno bene, 30, però se quello è il nuovo cinema italiano, sembra più vecchio di quello degli anni 50, facciamo un po', si fa passi indietro, si va come gambe. Assolutamente, concordo parola per parola. Miglior sceneggiatura originale. Candidati Celine Song per Past Lives. Bellissimo. Sammy Burke e Alex Mechanic per May December. Non l'ho visto ancora Todd Haynes. Bradley Cooper e Josh Singer per Maestro. David Hemmingson per The Holdovers, Lezioni di vita. Ah, questo c'è la causa in corso. Ma vincono Justin Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta. Pazzesca, Leva di culo. C'è una sceneggiatura che è impressionante. dici, vero Fede? Per me sì, la scrittura è allucinante. Uno dei film più belli degli ultimi 10 anni. Grande film, Sì, hanno detto che è grande. uno dei thriller veramente più belli degli ultimi Sì, tempi, ma perché è un proprio. thriller finto, è un film meraviglioso, cioè è un film di un'umanità, di una bellezza, un recitato. Grande film, secondo me questo film qui se lo candidavano la Francia per i film internazionali rischiava di vincere. Rischiava veramente di vincere, non lo hanno candidato, ma questo è un film devastante, un film di una bellezza, recitato dalla stessa protagonista della zona di interesse, tra l'altro, la Huller. Che è un mostro di attrice, cazzo. Miglior sceneggiatura non originale. Candidati Jonathan Glazer per La zona di interesse, Tony McNamara di Povere creature, Christopher Nolan, Oppenheimer, Greta Gerwig e Noah Baumbach, Barbie, ma vince Cord Jefferson per American Fiction. Ma no, Killer of the Flower Moon. Sono monotematico. No, Che Killer of the tra Flower Moon l'altro subito. qui Scorsese non è nemmeno in nomination, addirittura. Ma infatti, Killer of the Flower Moon, punto. Ma si sta scherzando, la sceneggiatura non originale, al massimo Povere creature. Barbie, ma ci metti Barbie, ma è un insulto per chi scrive davvero le sceneggiature. Veramente. Cioè, ma vorrei mettere Poi. la sceneggiatura di Killer of the Flower Moon con questo imbecille che va a giro. Da Barbie Land, andiamo a cercare Barbie perché io sto male. Perché io non sto più coi piedini su, ma chi cazzo se ne frega? Il discorso. Cioè, Allora, uno parla dello sterminio degli indiani e della morte che portiamo noi occidentali e non se lo incula nessuno. Questo parla invece di vendere bambole in una società a fascio capitalista e consumista. Barbie va agli Oscar e è una cosa fuori dal tempo. Il prossimo anno vincerà la Pepsi contro la Coca-Cola, tutto. Ci manca quello. miglior attrice non protagonista, Jodie Foster per Nia oltre l'oceano. L'ho visto. America Ferrera per Barbie, Daniel Brooks per Il colore viola, No, il musico fa schifo. Emily Blunt per Oppenheimer, ma vince Davin Joy Randolph per Holdovers, Lezioni di vita. Boh, brava. Lei è quella. Non ho capito, è l'attrice qui. Sì, Quindi è quella nera. l'attrice di colore, Esatto, guarda, la nera. lei che No, tanto no, mi no, vedi. molto brava. Non è, lei è molto brava. Lei è molto brava, niente da dire. Anche il film è molto carino. Guardato Dire, tra molto volentieri. Solo l'altro, che questo ora c'ha la causa perché sembra l'abbia rubata. Quindi. è veramente un casino. Però io continuo a dire che il miglior attore non protagonista lo davo assolutamente all'attrice di Killer of the Flower Moon. Ah, ecco, Senza ombra di dubbio. che anche qui non è nemmeno nel Una delle migliori interpretazioni degli ultimi 30 anni, giustamente. No, lei è molto brava. Molto brava, è una bella parte. Holdovers è un bel film, mi è piaciuto. pensi che sia stata una scelta anche politica? Ma no, io non credo alle scelte politiche nel senso nero, bianco, a strisce. Io credo che ci siano dei momenti in cui questa attrice, probabilmente, non perché è nera, non perché è grassa, non perché è magra, non perché ha strisce, andava pompata e si pompa, punto. No.
sì, sono felice parla della carriera. che sei schiettissimo su queste cose qua. Adoro quando è così. Cioè, Allora, non credo miglior che ci sia mai, c'è sempre un piano dietro, ma non è un piano in quel senso, è proprio un piano politico, è un perché io piano ti fa, sai che monetario, c'è cioè bisogna creare star. Fede, io ti faccio queste domande perché queste non devono essere room, come le chiamano molti, un po' come su Twitter, ma anche queste live, non devono essere queste stanze che ci creiamo qui a due, a tre o a quattro. Io non sono una persona ipocrita, quindi faccio domande non ipocrite a Federico e Federico capisce e mi dà delle risposte proprio belle perché sono uscite queste cose. È inutile stare lì a raccontare là e a girarci intorno. È nera, è No, grassa, lei ha è detto ora quello. perché è nera allora è politica, leggo uno che dice no, ho detto l'opposto, cazzo, ma mi ascolti. Ho detto che è politica far vincere qualcuno, che sia nera, bianca, strisce, non conta niente. Quindi quello che ha scritto ora perché è nera allora è No. politica, non hai capito un cazzo di No, quello che ho no, detto. no, no, non ha detto Ma questo cosa scrivi? Federico. Non so, Non ha capito proprio un cazzo, la no, gente non ha scrive detto poi questo. del Ma cazzo. figurarsi, ma Ho poi detto dai. l'opposto, ho detto l'opposto. Ma poi da me Ho detto Federico. poteva essere a strisce, non gli frega un cazzo del colore. Serve in quel momento, serve lei, ci avrà un bel manager e lei vince. Io la vedo così. Miglior attore non protagonista, Mark Ruffalo o Ruffalo, Povere creature. Ryan Gosling, Barbie. Nemmeno poverino sotto tortura. Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Sterling Brown per American Fiction, ma vince anche qui Oppenheimer con Robert Downey Jr. No, ma è un grande attore Robert Downey Jr., una grande parte, ma De Niro, per favore, nella miglior parte degli ultimi 20 anni. Per tutt'altra cosa. È tutt'altra me cosa. sì, è un talmente di una bravura, talmente di una. Però, ripeto, è molto soggettivo, non me ne frega nemmeno un cazzo. Per me, io avrei sempre, io, se, facessi, se io fossi quello degli Oscar, prenderei i 20 film più belli, le 20, 20 direttori della fotografia, 20 montaggi e direi questi sono i film più belli americani dell'anno. Punto. Senza dire qual è il più bello in più. È inutile. Cioè, proponi quello che ti sembra bello, ma il proporre mette dietro, in realtà, appunto, il prodotto. E quindi se proponi qualcosa che magari non vuoi lanciare è inutile. Invece, ripeto, far vincere un premio fa parlare, è solo quello. Certo, Perché per me certo. sono tutti film a volte molto belli. Quindi, cioè, se uno vuole far scegliere, però, cioè, ripeto, che Killers of the Flower Moon in un premio così importante non abbia portato a casa nemmeno Zero, l'Oppa del nonno, zero. cioè, fa vedere che siamo un po' nella tristezza del cinema. Punto. Al di là che Oppenheimer è un grande film, però è il film che serviva adesso. È un film che dimostrava la potenza nucleare americana. Punto. Al di là dell'idea di Nolan, che non c'entra un cazzo, è un film che serviva all'opinione pubblica, è quello che serve far vedere. Non serve far vedere che gli americani fanno gli stermini di popolazioni intere in questo momento. È meglio di no. Punto. Io la Assolutamente. vedo così. È politica in quel senso. Miglior attrice, Carey Mulligan, maestro, Sandra Hüller, Anatomia di una caduta, Lily Che attrice. Gladstone, purtroppo per Mamma Killers mia. of the Flower Moon, Vince lei. Annette Bening per Niad, Oltre l'oceano, vince per Povere creature, Emma Stone. Sì, bravissimo. Quindi sicuramente mi pare era candidata o l'aveva vinto per quella zotta di La La Land. Quindi questo che è un grande film, questo almeno è giusto. Però io l'avrei dato a Lily Gladstone, ma senza nemmeno. Ma nemmeno a pensarci, c'è una recitazione così composta, non la vedevo da decenni, però ripeto, le classifiche le facciano loro. Io rispondo Certo. semplicemente a te sui film, cioè dicendo che secondo me gli altri tre secondo me non potevano Assolutamente, anche se non essere assolutamente. nominati. Cioè Killers of the Flower Moon e Povere Creature, punto. Miglior attore, Jeffrey Wright per American Fiction, Paul Giamatti, The Holdovers, Lezioni di Grandissimo. vita, Colman Domingo per Rustin. Film questo pure lo devo vedere, fatemi vedere un attimino di che pa. Ah, ok, è un biografico, è incentrato sul la biografia è incentrata sulla figura dell'attivista Bayard Rustin e il suo contributo all'organizzazione della Grande Marcia su Washington. Ok. Ottimo. Bradley Cooper per Maestro, ma vince per Oppenheimer Cillian Murphy. Vabbè, una grande prova. Beh, Non lui discuto il beh, lui premio, non me ne frega nulla. Discuto la prova ha fatto una ma lui è grande bravi prova. È Lui è un bravissimo grandissimo attore. sempre. Lui è Scoperto in veramente 28 giorni dopo dal grande Danny Boyle.
bravissimo, è proprio bravo come attore, ma ha una mimica facciale, quegli No, ma poi occhi molto è proprio particolari, bravissimo perché non proprio assomiglia per bravo. niente a Oppenheimer eppure riesce a dare quel senso, quindi Assolutamente. grande Bene, siamo alla fine. Miglior regista, Jonathan Glazer, La zona di interesse, Yorgos Lanthimos, Povere creature, Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon, Justin Triet per Anatomia di una caduta, ma vince Christopher Nolan con Oppenheimer. La peggiore di questi cinque film che io ho amato tutti è il peggiore. La peggior regia. Bellissimo però. Killers of the Flower Moon, Anatomia di una caduta, secondo me, altro pianeta sul punto di regia. Io ripeto, Oppenheimer per me è un grande film, però parlo personalmente. Personalmente, se mi dovessero dire veramente qual è la regia più quadrata che io trovo incredibile, è Killers of the Flower Moon, è Anatomia di una caduta, e Povere creature. E anche Oppenheimer, però la trovo una regia che Nolan ha già utilizzato, non so come farti capire, non è una regia che mi ha Aspetta, stupito, Federico, è una poi regia che mi ha fatto stare bene. Grande film, è Oppenheimer, penso che se quello non che hai lo detto tu critico. prima, no? È il momento, no? È il momento, cioè questo momento Oppenheimer per gli Stati Uniti d'America, così Era anche per noi italiani, perfetto. ecco, forse proprio per la loro cultura, perché i giurati sono tutti di là, Ripeto, ma, quindi. ma gli americani ora hanno voglia di sentirsi dire che hanno sterminato 120 milioni di persone che continuano a vendere bombe a sterminarne altri, o hanno bisogno di sentirsi dire che sono i padroni del mondo? Appunto. La politica in quel senso. Quando vince il paziente inglese, o Shakespeare in Love, ma quando vince Forrest Gump su Pulp Fiction, c'è cioè qualcosa che non va, cioè non sono premi credibili. Ripeto, Orson Welles, Hitchcock, Charlie Chaplin, Kubrick, non hanno mai vinto un cazzo. Quando esce Quarto Potere, dice deve smontare tutto, dovete smontare, non si fa quest'anno l'Oscar perché ha vinto tutto Quarto Potere, miglior attore, miglior regia, miglior... fine. È proprio l'idea di dover fare queste cose. Votano Allora, da tutto il mondo, ma uno mi fa notare, non votano solo gli americani, ma da tutto il mondo. Sì, da tutto sì, il mondo c'è gente che garba però, l'Oscar. sì, C'è esatto, gente che garba l'Oscar da tutto il sono, mondo. Di c'è sicuro non chiamano me per comunque, votarlo. no, no, però c'è comunque una cultura americanizzata perché negarlo È sarebbe stupido. assurdo, nel American senso, Beauty, quella cagata di film, poteva vincere solo ecco, Red. è che, Esce il solito anno Happiness di Todd Solondz, dovrebbe vincere tutto. Todd Solondz, manco ce lo mandano agli Oscar con Happiness e vince tutto quella fetenzia di American Beauty. Ma per favore, con la bustina e vola. Miglior film, abbiamo, insomma, lo sappiamo che vince, che ha vinto Oppenheimer, chiaramente mi Certo. sembrava, però voglio anche ricordare tutti gli altri 9 film che erano candidati, perché erano 10 film nel totale, appunto American Fiction con di Gord Jefferson, Anatomia di una caduta di Justin Triet, Barbie di Greta Gerwig, The Holdovers, Lezioni di vita di Alexander Payne, e appunto Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon, Bradley Cooper con Maestro, Céline Song, Past Lives, Povere creature con Yorgos Lanthimos e La zona di interesse di Jonathan Glazer. Questi erano i 10 film che hanno in qualche modo spaziato in più categorie, ma Oppenheimer di Christopher Nolan, come stiamo ormai dicendo, ha vinto 7 statuette su un totale di 13 candidature, mentre Come era solamente 4. prevedibile. 4 per Povere creature e altri ne hanno prese 2, 1, roba del genere, così. Insomma, che ne pensi di film come, ad esempio, ecco, abbiamo parlato tanto di Martin Scorsese, Non poco riesco a capito. capire come fanno a essere in 10 film fra Killers of the Flower Moon, La zona di interesse, Anatomia di una caduta, Oppenheimer, come cazzo ci fa sta Barbie? Cioè, me lo chiedo Che continuamente, ha come me vinto lo chiedo. cioè Barbie ha vinto una statuetta, E Scorsese Killers of the 0. Flower Moon, no. Questa è la validità degli Oscar, una cagata. Alla Capisci validità questo? dello stronzoletto che teneva Arale in cima allo steccolo, Arale per chi come me seguiva Dottor Slump, il mitico Arale quando infilava la merdina che parlava, più o meno questo è l'Oscar per me. Una merdina. Per quanto riguarda Boh ha paura, Povere creature, appunto, boh ha paura del grande Ari Aster, ma che boh ha paura, niente. Niente boh ha paura, nemmeno una cosa, ma si sta no, scherzando. Cioè tengono fuori dei film e c'è Barbie, ma stiamo scherzando. no, non Veramente, c'è, cioè, non c'è, non c'è. sono i premi che fanno alla sagra del prosciutto col popone in provincia di Pisa. Ti volevo fare una domanda, Federico, siccome mi è piaciuto moltissimo Povere creature, Vabbè. c'è chi ha detto, l'ho letto questo, che praticamente è il film più commerciale del regista. Che ne pensi? Probabilmente sì, nel senso c'è Maston che c'era già stata, però ha fatto la favorita.
film più commerciale. Io continuo a pensare che per me il film più commerciale di Lantimos è il Sacrificio del Cervo Sacro. Io, visto che c'è un cast enorme, Colin Farrell già, Nicole Kidman, cioè non è che era anche la favorita, c'è cioè un cast gigantesco, non è questione, no? Forse anche più commerciale. Probabilmente questo Povere Creature cade nel momento storico più, diciamo in un certo senso, per lui più forte, più facile. Visto che si sta parlando parecchio di maschilismo, femminismo, matriarcato, patriarcato e tutto, questo film riesce, a differenza di quello che crede la gente, non a parlare del matriarcato, patriarcato. Questo è molto relativo del femminismo. Cioè, è un film che parla di umanità e dell'umanizzazione di un essere che non è umano, perché nessuno si ricorda che questa donna, Emma Stone, che poi ha il cervello del figlio, che era un bambino, è semplicemente un prodotto, e quindi la sua reazione di fronte al mondo non è quella veramente dell'umanità di una donna. Quindi il film proprio non è stato capito in quel senso. Cioè, il film non è stato capito in quel senso. Cioè, non è un film che parla di una donna che scopre se stessa, è il film di un Frankenstein che scopre se stesso. Non è capito questo discorso. Solo che a livello visivo il Frankenstein, stavolta, siccome è un grande, l'Antimos lo trasporta nel personaggio di Willem Dafoe, che mi pare manco sia stato candidato. Roba da No, no, vergognarsi. no, no, zero, zero, Roba da zero. vergognarsi per quanto era bravo. Cioè, quindi chiaramente è arrivato molto di più al pubblico perché un libro che aveva venduto, Emma Stone, Willem Dafoe, proprio appunto avevano giocato i distributori, non il regista, sul Barbie serio. Io con Barbie non ci trovo niente in comune, ma niente. Non è che siccome un film attualizza determinate situazioni, maschilismo, femminismo, società, questo è un film che parla di una società che deve essere cambiata e la prima cosa per cambiarla è andare a fare il Ti socialismo. Quando mai si parla di chiedono, socialismo in Barbie? Alberto ti chiede, ma non è un film troppo femminista? Non esistono film troppo femministi o troppo maschilisti, esistono film belli e film brutti, con tesi interessanti o tesi non interessanti. Io dico che Povere Creature ha delle tesi interessanti e anche discutibili, che è messo in scena da Dio e che racconta giustamente un film dalla parte delle donne. Siamo abituati noi maschi a dover avere sempre 99% di film con l'eroe maschio, la donna, la fanciulla in pericolo. Basta. Il mondo sta cambiando, si sta aprendo e sarebbe come dire che, ma non è troppo maschilista Oppenheimer? Bravissimo, Scusatemi. bravissimo, Ma che bravo, questa discorsi mi del piace. cazzo sono? Sono proprio i discorsi del cazzo. Non ci sono neri, non ci sono bianchi, non ci sono cinesi, non ci sono uomini, non ci sono donne, ci sono esseri umani, tutti diversi, tutti che hanno bisogno di stare al mondo con la solita civiltà e la solita umanità. E la prima cosa da fare sarebbe eliminare tutte le armi e spararle nella luna. Semplice. E poi intanto si ragiona. Andre ci commenta, se vi interessa uccido il teaser del nuovo film di Lantimos. No, non lo guardo quasi mai i teaser e roba del genere perché oppure mi sputtano in mezzo film. Comunque sì, tanto se è uscito ora vuol dire che esce un altro anno, cioè, ti daranno il tempo di farlo perché i teaser, ricordo che a volte sono sul girato, nel senso, lui Esatto. magari ha girato un po' di film e montano il teaser per vedere come funzionicchia, ma il film è capace un anno e mezzo infinito, cioè. Guarda, parliamo proprio del film di Scorsese, Killers of the Flower Moon, perché sono andata a guardare, Federico, visto che ne stiamo veramente parlando tanto, e visto che oggi parliamo di serata Oscar praticamente, ma andiamo a vedere cosa ha vinto. Allora, ha avuto, come avevo detto, una marea di candidature agli Oscar senza vincerne uno. Ai Golden Globe, quelli che vengono chiamati l'anticamera degli Oscar, Sì, ha ma lì c'è avuto anche... giornalisti un Sì. pochino più seri. Ha vinto però, ha avuto diverse candidature, ne ha avute 3, 4, 5, 6 e 7, ma ne ha vinto solamente una come miglior attrice in un film drammatico a Lily Gladstone. Ma è normale, si ritorna al discorso di prima, sono sempre americani. Cioè, Poi sono americani che votano quello. ha vinto, io però questi sinceramente proprio non li ho mai sentiti nominare, ha vinto come miglior film, miglior regista a Martin Scorsese, miglior attrice appunto alla Lily Gladstone. Al National Board of Review Awards e Sì. ha vinto come miglior film e miglior attrice protagonista sempre alla Gladstone al New York Film Critics Circle Awards, che è che è il festival più importante della cittadina proprio di New York, della cittadina della metropoli di New York. E poi ha vinto gli Screen Actors Awards, miglior attrice cinematografica a Lily Gladstone, ma era stato candidato anche Robert De Niro e aveva avuto anche una candidatura per il miglior cast cinematografico. Qualcosetta ha vinto, ma veramente molto poco, molto, molto, molto poco. Ma sai, io non ti ripeto, non giudico un film da ciò che vince, mai.
Io non me ne frega niente, discuto del film in sé e mi dispiace che non vinca perché in quel modo porta forse gente più lontano, ma tanto era andato bene al cinema. Qui mi dicono che esce a giugno il nuovo di Lanthimos, quindi vuol dire che questo Prove Creature ce l'aveva Ci appena pulita siamo. un annetto e mezzo, quindi non vedo l'ora appunto di vedere alla stragrande e super ora il prossimo film di Lanthimos, se è femminista, se è maschilista, Non ce se è ne frega sulle niente. emorroidi. Si è sui peli sotto l'ascella, si è sulle caccole nel naso, a me non interessa, vado a vedere il film degli autori che più preferisco, di quello che parlano mi interessa poco, vedrò poi quando la messa in scena se mi interessa, poi quello che dico, non è che dico siccome Scorsese esalto tutto, The Aviator non è assolutamente Killers of the Flower Moon, non ne vale metà, quindi non è che tutto Scorsese è un genio, ma questo film è indubbiamente un film meraviglioso e quindi boh, io trovo che ci sia, ripeto, dobbiamo per forza osteggiare tutto ciò che è diverso da ciò che è propagandistico. Ok? Povere Creature in realtà non fa propaganda femminista, fa propaganda verso l'umanità. E quindi è inutile che noi maschi ci nascondiamo dietro il fatto Bravo. che noi almeno fino agli ultimi 20 anni, perché ora c'è più risveglio, è chiaro, si è comandato noi il mondo, punto, non le donne. Perché negarlo? Perché vorrei essere così stupidi da negarlo? Questo non vuol dire che le donne potrebbero governare meglio, eh? Perché per me, guarda le leggi del governo noi, guarda la Thatcher ai tempi, guarda Golda Meir, sono forse più pericolose dell'uomini, non so questo, però sto dicendo, in realtà le basi sono sempre governate quasi sempre da uomini o da donne che stanno alle È regole vero. fatte dagli uomini. È Cioè, io trovo che vero. invece Povere Creature sia un film di rottura, dove ti dice, io per scoprire davvero me stessa, vendo il corpo perché ho capito che vendere il corpo è il mio pane e te non mi rompere i coglioni e poi vado però perché il libro è molto più impregnato sul socialismo e sulla politica e però poi vado alla riunione come fa con la ragazza nera, la puttana, la prostituta, cammina, dove va? Andiamo alla riunione del Partito Socialista. È importante, è un riconoscimento che non è solo sessuale come in Barbie che si fa mettere la topa per l'amor del cielo, ma è un riconoscimento di cambiamento di un tipo di società, che un tipo di società consumista e capitalista del genere, comandata sempre dagli uomini, se la fai comandare dalle donne, che differenza fa se non Assolutamente, cambi le basi? E quello è un film che vuol far cambiare le basi. E quindi è un film che viene insultato perché tanta gente si merita bravo. grandi Guarda, magazzini. Federico, sono contenta perché questo discorso finale che hai fatto rappresenta proprio tutta l'anima, un po' delle nostre live, ma poi proprio di questa, cioè, se questa serata degli Oscar, dove noi ci siamo divertiti nemmeno troppo, serve proprio perché Federico ha lanciato un messaggio, no? Perché non diciamo mai un film troppo maschilista? Quella è stata la frase proprio semplice, ma nello stesso tempo geniale, che ci fa capire, basta dire è troppo omosessuale, è troppo femminista, sempre con le È cosiddette, bello o è ecco, brutto? capito? È questa la cosa, quindi è una cosa C'è troppi assoli di importantissima. terra, ce n'è troppi poi, come ho letto dal commento più scemo del mondo. Povere creature sopravvalutato perché ci sono troppe scene inutili Sì. e E Defoe, esplicite. grandioso, E William Defoe sprecato. è un Ma Defoe c'è peccato. per È un un'ora di film peccato davanti, è perché. uno dei protagonisti. E le scene di sesso sono tutte utili per la narrazione. Io non so la gente come cazzo guarda i Io, film. Non lo so più. infatti, Non lo so è più. uno. Anzi, secondo me, una delle migliori interpretazioni di Defoe. Non so, vabbè, comunque. Vabbè. Che ti devo dire? Ma ognuno ha le William Dafoe è sue. mostruoso per il team, ha Io. ringraziato Lanthimos 6 mesi per avergli dato un cazzo di ruolo del genere. Vabbè. Poi Dafoe non ha mai vinto un Oscar, è un genio, non ha mai vinto un cazzo, vorrà dire qualcosa. Abbiamo parlato di Miyazaki. Andatevi poi Abbiamo a parlato vedere la diretta. di Come? Miyazaki, è un genio, te lo Come? dico. Ragazzi, l'airone per me ci si inchina Non vi al preoccupate, maestro non e vi mi dispiace preoccupate. solo che non ne fa più. Esatto. Miyazaki è un grande, abbiamo parlato, vi potete tranquillamente ascoltare tutta la diretta. Guardate, mi ci avete fatto pensare, parleremo di Miyazaki. Adesso mi ci avete fatto pensare, daremo più spazio a Miyazaki, ne Ci faremo parleremo di uno questo grande. specialone io e Tania di Sì, Miyazaki. assolutamente facciamo un bello speciale, mi avete dato una bella idea, guarda. Va bene, facciamo così. Allora, detto ciò, stiamo per chiudere, Federico. Voglio ricordare che il 31 marzo, avete veramente pochissimi giorni, che è domenica, per presentare lungometraggio, cortometraggio e documentario per partecipare alla terza edizione del Vespertine Awards. Federico, siamo arrivati ad 81 opere italiane tra lungometraggi, cortometraggi e documentari. Vi voglio ricordare che la prima edizione ne avevamo 53. La seconda, 67, siamo a 81 opere caricate. I giurati sono morti. Non ce la Beh, fanno meglio vuol più. dire che
Non ce la Beh, fanno questa. più. Vabbè, allora Francesco Monaco è un troll idiota. Cioè, Sì, semplicemente lascialo sta dicendo che il stare. ragazzo è l'Arione, se però il più brutto film della nazione quest'anno, penso che mi voglia prendere in giro. Quindi lo Credo che sia un posso solo mandare a provocatore. fare nel culo. Credo che sia un Non è che mi vergogno di provocatore. mandarlo Non voglio 3 volte a fare nel nemmeno culo. leggere. Ma Non non lo voglio nemmeno leggere, leggere. tanto No, perdi no, semplicemente per tempo. carità. Quindi, viva il cinema italiano, a 81 opere. Il 17 aprile, come abbiamo fatto la seconda edizione, data storica, giornata internazionale del pipistrello, noi torniamo per annunciare tutte le candidature, categoria per categoria. Ci sono tante belle sorprese. Tra l'altro, prima Federico parlava di Home Education, lo possiamo già dire anticipatamente, che è uno dei film che si è presentato ed è stato ovviamente già inserito tra i 31 lungometraggi che Quest'anno si sono ce ne presentati. sono stati tanti, eh. Tanti, tanti, 31 lunghi, Purtroppo poca, poca distribuzione, ma tanti. poca, 31 e oltre 40 corti si sono presentati quest'anno, 4 documentari, tra cui c'è Lattanzi, Scafidi, c'è Godico Padano, ci sono i Non vorrei dire, ma ragazzi. quello di Lattanzi è bellissimo. Ecco, quindi ne vedremo veramente delle belle, tanti premi veramente. Va bene? Allora, e ci vediamo sabato 25 maggio a Roma, chiaramente per la terza edizione. Federico, allora con Dimmi, Miyazaki qui, bella. qui con Miyazaki, adesso ci organizziamo per il prossimo mese, sarà, voglio fare proprio Certo. una bella cosa. Ci Dal immergiamo nel primo fantastico all'ultimo. mondo di Miyazaki, assolutamente. Un bacione, caro. Un bacione a te. Alla Alla prossima. prossima, bimbi. Ciao. Grazie a Ciao. tutti. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. ciao.